Allora, ti hanno fatto divertire per un paio d'anni, però adesso torna al lavoro duro e poi in un'annata. Sì, adesso torno a un lavoro duro, ma non duro. Io devo dire che sono contento di rientrare in direzione gara. C'ero prima, sono stato prestato a Sky per questa esperienza, devo dire, bellissima, soprattutto l'ultima stagione dove è stata combattuta ai massimi livelli in MotoGP. Adesso torno in direzione gara, però sono comunque contento. Sarò in direzione gara per quanto riguarda, diciamo, un supervisore e spero di poter dare i consigli giusti. Valentino Rossi, così te lo aspettavi lo scorso anno e che Valentino Rossi ti aspetti per il prossimo? Beh, devo dire che Valentino l'anno scorso è stato fantastico dal primo all'ultimo Gran Premio e devo dire che alle porte della stagione 2016, perché fra pochi weekend saremo alla prima gara in Qatar, ma l'ho visto molto concentrato e veloce, soprattutto dopo tutti questi cambiamenti regolamentari che ci sono stati, cioè l'elettronica e le gomme, e secondo me potrà essere combattivo di nuovo per tutta la stagione. Quando hai visto cosa ha fatto Valentino Rossi, non hai pensato per un momento, forse ho smesso troppo presto anch'io? No, io penso che nella vita c'è sempre un momento in cui si deve dire basta. Io ho preso la decisione, penso, nel momento giusto, sono contento e convinto della decisione che ho preso un po' di anni fa e adesso mi godo i giovani. Comunque rimarrai nella squadra di Sky? Rimarrò nella squadra di Sky, sono contento per questo, farò sempre il mio capigiro in pista e sarò comunque un opinionista tecnico per tutto quello che succederà. Le nuove leve? Chi ti piace in maniera particolare? Alle nuove leve devo dire che la Moto3 finalmente ha di nuovo un vivaio di italiani forti, a partire da Romano, a Bastianini, Enea, Nicolò, chiaramente Antonelli, e Bulega, Migno. Adesso abbiamo tanti piloti forti che è ora di portare a casa un campionato.